Wahey Kuj, ben ritornati dal vostro Andrea Nicola, tu non so io che Watch 3. Dobbiamo incontrarci alla base segreta nel cuore della notte, quando tutti stanno dormendo, noi siamo gli unici stolti che vanno in giro, ovviamente. Altrimenti non si fa nulla. Però perché dobbiamo incontrarci alla base segreta di notte? Cosa c'è di tanto importante che Wyatt non poteva dirci prima? Allora? Avanti, dici cos'è questo segreto? La banda è al completo? Perché siamo qui? Per un'avventura! Cosa? Ora di notte? OMG, che togo! Qual è la nostra destinazione? La residenza La Nocciola è un'isola sul fiume Galattico. Si trova in direzione delle rovine, ma più lontano ci infiltreremo. Cosa ci infiltreremo? Vuoi entrare in quella residenza di nascosto? Mr. Rison mi ha riferito delle strane voci su quella villa. Pare che sia abitata da alieni. Dobbiamo riuscire a entrare in quella villa e cacciarli. Alieni? Cioè gli esseri che vengono dallo spazio, proprio quelli? No, no, credo che si riferisca semplicemente agli yokai. Sì, infatti. Attenzione alieni, sto arrivando! Non stavo ascoltando, come sempre. Vogliamo andare? Sì. Però ovviamente Wyatt con alieni si riferiva appunto agli yokai. Beh, lui pensa che siano alieni, quindi dobbiamo andare con la zattera. Va bene? Quindi di preciso dove dobbiamo andare? Se non sono troppo indiscreto. Penso sempre... Ah, ok. Non a destra, non dobbiamo girare. Praticamente dobbiamo andare verso sinistra. Ah, ok, quindi dobbiamo andare di qua. No, qua. Non sto capendo nulla. Attenzione, mi sono fermato su un isolotto. E colpi nascosti, ottimo. Beh, è questo il bello di Yo-Kai Watch, comunque sia. O meglio, di tutti gli RPG. Esplorare. È fatto apposta per esplorare un RPG. Se no, a che serve se no? Quindi in teoria noi saremmo arrivati. Sì, sì, siamo arrivati, sì. Bene. Riuscite a vedere la villa da qui? È lì che siamo diretti. Wow, è una super villa giganterrima! Ma giganterrima c'è sul dizionario? Se qualcuno ci becca finiamo nei guai, stiamo attenti. Grazie per l'avvertimento. OMG, il giro intatto è stata una bomba! Non dimenticarti perché siamo qui. Giusto, giusto, dobbiamo occuparci degli alieni. Non si tratta di alieni, ma di yokai. E che Wyatt si ostina a chiamarli così? No, ha ragione, gli alieni esistono. Non siamo soli nell'universo. Sì, certo. Forza, let's go! Sì. Everybody, let's go sull'Alien Turbo? La prima cosa, come entriamo? Non possiamo semplicemente presentarsi all'ingresso principale, no? Andiamo! Magari troveremo un'entrata secondaria dopo esserci avvicinati. Whisper ha ragione. Barretta alla Choc Fragula. E attenzione, mappa del tesoro accanto alla Sacra Chiesa. Ottimo, un'altra mappa del tesoro da aggiungere alla lista. E ora, intanto ringrazio nei commenti un ragazzo che mi ha detto dove trovare altre due mappe, che non avevo la minima idea si potessero trovare lì, ovvero in mezzo agli alberi, facendo battere i pugni a Manny Pacquiao. Che tra l'altro Manny Pacquiao è un pugile, veramente si chiama un pugile, veramente si chiama Manny Pacquiao. Io non lo sapevo. Ho cercato è un nome un po' diverso, Manny Pacquiao, una cosa simile comunque sia, e non me l'aspettavo proprio. Effettivamente si chiama Manny Pacquiao, ragazzi. Ogni giorno scopro cose nuove. Ah, la mongolfiera. Bello di casa, come ti chiami? Pallon gonfio, che carino. Cioè, non il nome. Vorrei avere la tua barca. No. Ti faccio pena. Qualcosa, datemi qualcosa di più sostanzioso. Perché mi dai quella robaccia? Bene, bene. Ottimo. Ok, non possiamo ovviamente entrare dalla porta principale. Wow. Questa villa sembrava enorme già da lontano. Da vicino è gigante. Enorme. OMG, questo è il genere di villa in cui abiterebbe anche Chiara. Sicuramente ci vive una persona straricca. Questa gente è davvero fortunata. Beh. E
forse... Ehi, non è strano che non ci siano trappole o allarmi di qualche tipo? Trappole su via, che sciocchezza, non siamo mica in un videogioco. Quindi? Basta chiacchiere, let's go! Everybody, let's go, let's go. Wow! Io avrei qualcosa da ridire sull'architettura di questa casa. Un buco perfetto? Visto? Io l'avevo detto! Ma perché Whisper è cascato se fluttua? Wyatt, perché ti sei girato e non ci hai aiutato? Ci stai nascondendo per caso qualcosa? Wow! Oh! Posso dire? Ok. Che cavolo? Che cavolo? Tutto bene? Non preoccuparti, sono atterrato su un cuscino. Andiamo! Quel cuscino ero io! Sì, ma stai calmo. Perché Luna e Osapion sono così bravi ad atterrare? L'avevo detto che ci sarebbero state tre trappole. Eccone una da manuale. Beh, era veramente... Ma metti che c'è un malfunzionamento alla trappola e casca un presidente in visita. Dato che questa sembrerebbe la villa di un riccone, insomma. Non è tanto bello. Poi rotonda. Boh. Ehi, dov'è Wyatt? Non lo vedo. Può darsi che non sia caduto con noi nella trappola? Wow. Ci sono tre possibili scenari da considerare. E quali sarebbero? 1. Wyatt non è caduto nella trappola. 2. È caduto altrove. 3. La trappola è opera sua. Wyatt non farebbe niente del genere. Piuttosto, stai bene? Sembri strana. Non sarei sotto l'effetto di uno yokai. Nah, Luna sì, è sempre strana. Luna si è sempre strana. Ok, io mi sono accorto che Yokai Watch ha avuto dei piccoli problemi con alcune lettere mancanti nei dialoghi, pochissimi, ne ho trovati 3. Però ora Luna si è sempre strana. No, non va bene proprio, non esiste in italiano Luna si è sempre strana. Però un altro errore, sapete dove l'ho trovato? Quando Luna va a fare la cameriera, è stata tradotta male. Quella parte in giapponese in realtà è tradotta in quasi un dialetto. Lo metto tra virgolette perché non è un dialetto, ma è un modo di parlare che si usa appunto con una persona che conosci, tipo tuo padre, tua sorella, tipo io come butta, fra, come va, come non va, che piglia, no? Dialetti un po' italiani strani. E infatti quello lì mi ha detto, ma che sei, un butta fuori di una discoteca? Se vi ricordate nell'episodio in cui Luna lavora, 2 episodi fa se non sbaglio. Quindi insomma, alcune traduzioni sono state fatte davvero male. Cosa che in Yokai Watch e Yokai Watch 2 non era. Quindi, insomma, ragazzi, mettete nel team qualcuno che davvero controlla quello che scrivete. Per favore. Il beta testing esiste proprio a questo. Dai. E in Blasters poi non ne parliamo, vabbè. Ma qua stiamo rasentando proprio il fondo del barile, eh? No, la ragazzina ha ragione. Chi è? Chi? Cosa? Salve, sono il professor Ibisio. Che nome è? Ibisioso, grande detective, nonché guardiano della casa. Sembrate in difficoltà, posso aiutarvi con qualche indizio? Grande detective, pazzesco! Dalla mia infallibile analisi della situazione deduco che solo collaborando insieme potrete fuggire da qui. Collaborando? Ma siamo separati. Come fare? Sta a voi risolvere, grattacapo. Pensateci bene. Ma chiamarlo... Sì? Professor Layton, magari storpiando un po' il nome. Razza di... Allora, che facciamo? È un caso perfetto per l'agenzia investigatore del mister Conan. Potevo chiamarla Layton nell'agenzia. Vedi quanto sono stupido a volte. Anami, si accurati, hanno apportato che la porta è chiusa a chiave. La porta è troppo salta e robusta per essere forzata. Quindi ci servirà la chiave. E Andrea, tu cosa vedi? Una porta? Ah no, sì. Ah, qui c'è un grosso masso e non possiamo passare. Oh, se solo potessimo smuoverlo. Che c'è? Un masso? Ehi Andrea, potremmo sbarazzarci usando la trivella yokai? Sapevo che ci sarebbe servita. Usala, così potremo proseguire. Ma se io ordinassi la trivella yokai nella vita reale, funzionerebbe? No, com'è? Eccola qua. Trivella!
Ci mettiamo un audace. Combatto. Audace. Grazie. Yokai. Dovrei allenarmi seriamente qui. Dai, andiamo avanti, mo. Vedete, sono a 25, addirittura 24. Io ho dato un po' di sfere, ho iniziato, perché sennò davvero, ragazzi, non finiamo più. Sì, posso? Yeah. Che c'è qui? Chiave sotterraneo rombo. Sì, è un quadrato, un rombo. È una chiave, dovrebbe fare a caso nostro. Ho già visto questo simbolo. Giusto sulla porta della parte di luna c'è lo stesso simbolo. Sono dell'idea che questa chiave potrebbe aprire quella porta. Dobbiamo tornare nella cella, così Luna potrà provarci. Va bene. Sì, ma con i miei tempi. Mi ricordo che c'è qualcosa di interessante qui, a dire il vero. Voglio vedere se ci passa ora. Problem. Ok, intanto mi sono liberato un po' la strada. Lunetta. Ehi, Luna. Forse abbiamo trovato la chiave che ti serve. Ecco, tieni. Oh, bene, grazie. Come on, vediamo se funziona. Cambiamoci un po' di posto. Tanto che siamo sempre in America, io otterrei Luna. Non serve cambiare. È fatta. Super, ora possiamo uscire di qui a razzo. Ben detto, dovrebbe esserci un'uscita lungo il passaggio. Ma aspetta un momento, se proseguiamo ci separeremo da Andrea e gli altri. Non potremo più comunicare. No problem, la soluzione. Sono tutto orecchi. Grazie a questo Yokepad riusciremo a restare in contatto con gli altri. Wait a moment. Hello, qui Usabian, mi ricevete? Wow, si sente la voce di Usabian provenire dallo Yokepad. Cosa ti stupisce? Sapevo che Usabian l'avrebbe usato per chiamarci. Eppure per poco niente cascava quando hai sentito la sua voce. Mi ha preso alla sprovvista, tutto qua. Comunque, così possiamo assicurarci che gli altri stiano bene. Ehi, tutto bene lì? Ma vi sentite? State a 2 metri. Ne proseguiamo, se hai bisogno Andrea contattaci. Sì, grazie, anche voi teneteci aggiornati. Ricevuto, passo e chiudo. Che poi in realtà non comunicheranno mai. Tu Luna, è la trivella? Oh, va bene. Oh, guarda un po', uno yokai. Ho visto tutto circospetto. Ehi, chi va là? Bene, proseguiamo con Luna. Ok, e 1 e 2 e a 3. Attenzione, qui troviamo un'altra strada che si divide. E qui dovremmo trovare, ecco, un oggetto luccicante che dovrebbe essere. Oh, bello, bellissimo. Questo è per la zattera. E chiave sotterraneo cerchio. Quindi praticamente ora, se non erro e non faccio l'errabondo, andando di qua, ho voluto un attimo evitare lo yokai perché sennò è una rottura di scatole. Andando di qua dovremmo trovare la porta chiusa e infatti ci vuole il triangolo. Quindi andiamo giù. Togli una piastra chiave. Andiamocene da qui, ti prego. Aspetta, fammi tornare sopra prima, così almeno sto più tranquillo. Perfetto. Perfetto, apriamo questa porta e andiamo finalmente sopra. Ricarichiamo i nostri yokai. Questa dovrebbe essere l'ultima porta. Ah, pensavo non finisse più. Dovremmo poter fuggire una volta usciti dai sotterranei. Chissà dove finiremo. Ci penseremo lì. Intanto andiamo. Bene, continuiamo dunque con Luna. Tanto uno vale l'altro. Dovrò farlo con tutti e due. Ora potrei rispondere bene alle domande che mi fanno i personaggi qui. Ehi ragazzi, non siamo più nel sottosuolo, siamo nel soprasuolo. Grande, dove siete finiti? Nella dispensa? Però le carni appese nella dispensa no. È una cucina. Come? Sì, è una cucina. Ah, strano, perché anche noi siamo in una cucina. Cosa? Com'è possibile? Qui non vi vedo. Guardate che in questa villa ci sia più di una cucina. Delusione assolutamente corretta. Wow, di nuovo questo tizio. Congratulazioni per la vostra fuga dai sotterranei, me ne compiaccio. Ma posterete l'ingegno necessario per superare la mia grande sfida d'arguzia? Ho tanto ingegno che non so dove metterlo, sfida accettata. Cosa stai dicendo?
Sì, è una sfida d'arguzia e io sono un'investigatrice, vivo di pane e arguzia. Ah, io pensavo pane e volpe, no? Volpe è furba, quindi... Ma non abbiamo tempo per questo ora. Dovremmo scappare di qua a razzo. Indizio, non potete scappare se non vincendo la mia sfida, scusatemi. Forse vi ho distrutto le orecchie, ho toccato malissimo il microfono. Arguto, ma l'avevo dedotto. Non ci avreste permesso semplicemente di ignorarti? Che mi tocca sentire. Ebbene, lasciate che vi comunichi le regole. Ci sono due stanze identiche all'apparenza, ma che differiscono, in vero. Potete determinare quale oggetto è presente in una sola stanza? Quindi è il classico gioco del trova le differenze, dico sì. Bene? Quindi l'una scopriamo quale oggetto si trova soltanto qui. Miau, ora Andrea Whisper, io cercherò cosa c'è solo qui. Quando pensi di aver trovato l'oggetto, perlustralo con la lente yokai. Chiaro? Non ci sto capendo molto. Un oggetto che c'è solo qui e da nessun'altra parte? Era lui? Allora, no, qua possiamo, dobbiamo, insomma, Cernier. Nome alquanto. È questo oggetto, non ti sembra distintivo? Oh, temo che sia la risposta sbagliata, me ne dispiaccio. Stai scherzando? Purtroppo per voi, sbagliando, si incorre in una penalità. La battaglia, visto, vero? Sì, la battaglia, certo. Non ci posso credere, abbiamo sbagliato. E adesso che diamine facciamo? Avete tre scelte dinanzi a voi. Tornerete a ingegnarvi nella ricerca, o resterete qui per sempre, oppure... Una grande investigatrice non trova... Non ho letto perché ho preso per sbaglio premuto. Bene, bravo Andrea Link. E io la scoprirò. Forse c'è una sola verità o una cosa del genere. Facciamogliela vedere, ma anche no. Ok, allora... la bilancia mi sembra che faccia qualche scherzo. La pentola pure. Allora, basterebbe insomma andare di là con Andrea. Cosa sono questi rumori? Di la pentola c'è... Ah, non c'è la bilancia, ottimo. E vabbè, la festa qua. Che diamine. La bilancia non c'è. Questo. Dolor. No, forse non è Dolor, ma il la controparte. Ma Dolor invece, sì. Yo, Dolor. Troppo facile. Questa bilancia è l'oggetto incriminato. Ebbene, è corretto. Super, è questo che volevo sentire. Nessuno supera l'ingegno Luda, la grande investigatrice. Sono compiaciuto, che spirito d'osservazione impeccabile. Ma grazie. Ehi, come se la passeranno Andrea e gli altri? Ok, devo trovare qualcosa che... Buoni? Allora, qui ci sono questi, la pentola. Ok, è perfetto. Andiamo di là, allora. Mamma mia, ragazzi, qua è... È lunga la cosa. Ok, allora abbiamo la pentola. Questo c'era di là. Questo pure. Qualcosa che... Eccolo. Forse è questo. Forse mi sbaglio. Vediamo un po'. Dimenti, grande. Eri tu? Dimmi che eri tu. Ehi, guarda. Questo sì che è un forno a microonde che fa la differenza. Ebbene, è corretto. Che ineccepibile attenzione al dettaglio. Me ne compiaccio. Meraviglioso, ci siamo riusciti. Chissà come se la staranno cavando l'unico sapiano. Uguale a noi. Esatto. Avete dimostrato tutti grande ingegno, me ne compiaccio. Magi ce l'hanno fatta anche Andrea e gli altri. Ne dubitavi? Adesso che abbiamo superato la sfida siamo liberi, giusto? Liberi di lasciare questa stanza, in vero? Grazie. Bene, usciamo di qui a razzo. Questa stanza? Va bene. Che cosa? A giudicare dallo sviluppo degli eventi avremo bisogno di un'altra chiave. Ma non lo sviluppo degli eventi che ci porterà dritto verso l'uscita. Dico sul serio, ragazzi, ci servirà un'altra chiave. Anche stavolta direzione corretta. Ah sì? Per uscire da questa villa ci servirà una chiave per ciascuna stanza. Va bene che la C e la V stanno vicine, però. Mi compiaccio del fatto che dovrete sfruttare tutto il vostro ingegno. Beh, a dire il vero, gli yokai non hanno bisogno di porte o altro, cioè loro passano attraverso gli oggetti, però. Sogno, sogno stanco, sogno. Razza di... E ora che facciamo? Usciamo dalla cucina e pensiamo a come uscire da qui.
Giusto, magari la soluzione ci aspetta nella prossima stanza. Sì. Lo spero davvero. Oh no, oh no Ezio, questa è chiusa. Quindi andiamo di qua. E dobbiamo andare qua su, non è vero? Andiamo qua su allora. Facciamo quello che ci dice il gioco, facciamo i bravi. Oh, wow, com'è grande quella vasca. Che lusso ragazzi. Ehi Andrea, sei nella stanza successiva? Sì, stavolta siamo in un enorme bagno. Di nuovo. Che dici? Non mi dire. Già, siamo anche noi in un super bagno. Ehi là, sì, proprio voi. Aiutereste una fanciulla in difficoltà? Che voce soave che ho, vero? Sì. E tu chi sei? Non è importante, quello che importa è che l'acqua è troppo calda. Ma tu guarda che principessina. Ah, che rabbia, l'acqua è tiepida, non va, non va. Dovete farla bollire, fatelo per me, termaiale. Che richiesta. Noi vorremmo solo andarcene. State cercando la chiave? Sì. Posso darvi io la chiave per uscire dalla villa? Sì, è proprio la chiave che cerchiamo. Una mano lava l'altra. Aiutatemi e vi aiuterò. Profumato. Volete questa chiave? Allora dovrete aiutarmi a regolare l'acqua. Come di preciso? Che c'è stato bene? Scoperto? Ehi Luna, qui c'è un punto yokai, potrebbe tornarci utile. Utile, utilissimo, controlliamo subito. Forse è il re gelato quello là che troviamo nel sotterraneo. Non ricordo di preciso. Ok, era qui, porca miseria. Sono... eccolo qua. Qua che ci voleva? Boh, non mi ricordo nulla. Mi ricordo che di là ci voleva forse il re che troviamo nel sotterraneo. Mi sembra. Boh. Ok. Lottatore serio, ama le lotte reali, chiedi a Fortunavio. Lotte reali, le Battle Royale. Beh, grazie. Ama le lotte reali, le Battle Royale. Battle, non battle, perché battle, battle. Chiama combatto, vai ricombatto, vai comba. Bene. Latte baio. È in arrivo. Audace, cos'era lui? Ok, combatto è arrivato. Combatti! Ehi tu, pensi potermi battere? Ma Iolozzo, dico a te, è una sfida? Combatti! Puoi scommetterci, preparati a una sconfitta scottante! Il mio ardore brucerà perfino te! Qui l'atmosfera si sta scaldando! Spero che serva a qualcosa! Nani? Vabbè, dopo. A proposito di nani... e di giapponese, Zomborgo dice sempre una frase molto famosa, ma poi quando ci arriveremo lo vedremo. Oink, l'acqua sta scaldando. L'ardore combattivo e di combatto sta scaldando l'acqua, gna. Oh, se si ragiona, questa temperatura che piace a me. Ora sì che ci siamo. Ora sembra soddisfatto. Ma guarda, è quasi tenero. Ora mi ricordo che ci vuole di là Luna. Vabbè ragazzi, però devo reclutarlo. Mi sembra che lo trovo. Eccolo. Lo sapevo. Ma bello di casa. Balsamo da bagno. Camelia? No, 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 no. Medaglia yokai attiva. È in arrivo. Splendido. Ha un po' freddo sto yokai, eh. Allora vi sbrigate, mi sto sciogliendo qui. Ho i brividi del caldo. Fa troppo caldo, non ce la faccio. Oh, l'acqua. Oh. Soddisfatta, signora? Great, Freddy starà frenando l'acqua. Troppo cool. Del resto la temperatura dell'acqua è perfetta. Finalmente un bagno davvero rilassante. Ma è l'acqua calda che scioglie i muscoli. Non è che ci daresti la chiave ora? Entro l'anno solare. Perfetto, abbiamo risolto anche questo problema. Sono proprio felice. Profumato. Ora va meglio. Ce l'abbiamo fatta, Andrea. Sì. Abbiamo regolato la temperatura di entrambe le vasche.
Visto che hai aiutato me, io aiuterò te. Eccola chi ha. Dove la teneva? Dove la tenevi quella chiave? Meraviglioso! Profumato! Come promesso, ecco la chiave. Potete accedere alla prossima stanza. E poi dopo la prossima stanza penso che ci fermiamo perché abbiamo risolto tutto quanto il problema, credo. Prossima stanza. Ad ogni modo, nel prossimo episodio, poi comunque sia, il boss. Divertitevi! Ormai sappiamo cosa aspettarci. Di tutto, praticamente. Avanti, Andrea, proseguiamo. Certamente. Quindi proseguo con Andrea? No. E invece sì, proseguo con me medesimo. Ok. Ok. Bene, penso che possiamo andare. Ecco, di qua c'è anche la freccia. Entriamo. È stato chiave della sala ricevimenti est. Caschese. Siamo in un'enorme sala da pranzo. Che anche voi? Dice? Ho una brutta sensazione riguardo. Comandi! Solamente gli yokai di prima classe possono procedere. Gli yokai di prima classe? Precisamente, prego, si accomodi. Gna, dice a me? E cacchi altri? Whisper non è neanche uno yokai alla fine. È un fantasma. Yokai significa spettro. Diverso. Si accomodi anche lei, prego. Devo sedermi anch'io? E adesso che ci aspetta? Ma lei è un prestigiatore? In quanto valletto conosco bene i gusti degli yokai di prima classe. Solamente un vero yokai di prima classe è in grado di passare questa prova. È ovvio che non debba dimostrare che sono uno yokai di prima classe. Esattamente. Perché non la classe? La metti così? Cos'è successo? Mi ha fatto sparire? Che oltraggio! Ah, meno male, pensavo un glitch. Ora procederò a illustrare le regole. Non ricordavo che facesse scomparire Whisper. È più un glitch o un bug. A entrambi verrà sottoposto una scelta tra varie qualità. Dovreste stabilire tra quale tra A e B sia quella di prima classe. Quindi sceglierete quella relativa stanza. Dalla parte lo sappiamo c'è la stanza A. Se ritiene di classe ciò che le porterò. Scelgo la stanza A qui accanto. Bene, ora almeno so cosa devo fare. Per Cibagna c'è la stanza B. Se trova che la sua alternativa sia di qualità superiore, scelga la stanza B qui accanto. Ho capito, ognuno ha domande. Perfetto, per uno yokai di prima classe non sarà una prova difficile. Ora che i preparativi sono ultimati è tempo di servire le portate. Guardate la mia classe. Iscritti. Guardate quanto sono bravo. Cominciamo. Iniziamo con una degustazione di latte. Dovrete determinare chi ha ricevuto il latte di miglior qualità. Che tensione, mi sento quasi come un astronauta prima del lancio. Quando si parla di latte, il tipo migliore è il lattissimo. Il primo a essere servito sarà A. Lattissimo. Perfetto. Ok, mentre a Wisp, a Jibanyan, cosa dai? Il prossimo sarà B. Dai. Mi gusto è così dolce e cremioso. È di suo gradimento, dunque. Se ritiene che sia latte prima classe, attraversi pure la porta, prego. Yay! Yuppie! E invece no. È il latte di prima classe è quello di Usapion. Wow. Salve. Yo, guarda che gente! Non c'è dubbio, è di altissima qualità! Bene, mi appresto ad annunciare i risultati. Lo farò entrando nella stanza corrispondente alla risposta esatta. Ecco, deve essere questa. Certo, è sicuro, questa è la stanza giusta! Fidati, questa prova è davvero un gioco da ragazzi. Buondì. Ecco che arrivo! Dov'è? No. Oh, ok.
Ha fatto lo scherzetto! Cosa? Oh, meno male. La risposta corretta è... Ah, oh yeah! Sensazioniano, sappiamo! Vittoria! Congratulazioni. No, non è possibile. E invece sì. Avete risposto correttamente senza indugi. Yes, sono lo yokai più raffinato della galassia. La prova non è ancora terminata. Che caspita. Una sola risposta giusta non dimostra che lei è uno yokai di prima classe. Bene, possiamo procedere col servizio. Perfetto, ora cosa mi porti, comandi? La prossima portata prevede una vera delizia. La carne servita è d'ottima qualità. Ma quale sarà la più pregiata? Ho già l'acquolina in bocca. Preparatevi a un filetto alla griglia da veri intenditori. Un filetto? Solo un piccolo filo? Ma se ho tanta fame che mangerei anche un modulo spaziale. Il primo a essere servito sarà A. Ok, bistecca alla griglia. Interessante, con le carotine e il mais. Perfetto, mi piace. Me la mangerei anche ora, veramente. Mentre a me cosa dà, buon uomo? Questa carne è così tenera e succulenta, ne voglio altra! È un buono da leccarsi i baffi! Bene, pronti a fare la vostra scelta? Chi ha degustato il filetto alla griglia raggiunga la rispettiva stanza. La risposta è la B. Bene, mi presto ad annunciare i risultati e lo farò entrando nella stanza corrispondente alla risposta esatta. Mi sono assolutamente certo. Quella carne era la mia ogliore. Perché parlo sempre con questi termini? Già, quella carne era sublime, non c'è paragone. Solo un idiota di prima classe potrebbe sbagliarsi. No, signore. Ecco che arrivo! Dai allora, su. Muove fatti, ritera, apro qui, no, bugia, apro di là, entro e via. No, scherzavo. La risposta giusta è B. Sì, lo sapevo, chi è il numero uno? Io e nessun altro. Great, così si fa, Gibagnon. Che ti avevo detto, non avrei potuto sbagliarmi. Congratulazioni. State dimostrando di essere dei veri yokai di prima classe. Tuttavia, ne ho ancora. Non resta che l'ultima prova, superatela e finalmente potrete camminare a testa alta come yokai di prima classe. Sogno pronto, mi sognerò solo riscaldato. Pronti? Senti, buon uomo. Eccoci all'ultima prova. Sono pronto. Questa volta mi saranno portati due diversi yokai. Che? Yokai? Mi aspettavo del cibo. A uno di voi sarà presentato uno yokai di rango S, Homblu. Ma che razza di cucina è mai questa? E primo a essere servito sarà A. Ok, questo è Homblu. Con una spaventosa maschera blu. Yo. Cameriere, mi ha finito uno yokai nel piatto. Dalla mosca allo yokai. E il prossimo sarà B. No, questo è Furio. Furio ha la maschera rossa, non Homblu. Ehi, non sei mica Homblu. Signor Nojibanyan, chiedere all'interessato va contro le regole. Perché non l'hai detto prima? Ora è il momento di scegliere. Da che parte è Homblu? Dovremmo combatterci contro. No, spero di no. Ci accingiamo dunque ad entrare nella stanza A, che è quella dove è Homblu. E Whisper ovviamente va nella stanza sbagliata, che è la B. Non c'è dubbio, è di altissima qualità. Ma che qualità che era Homblu? Qualcosa... Vabbè, una mossa per favore, eh. Oh, grazie. Super, neanche un errore. Complimenti, non c'è più alcun dubbio. Siete dei veri yokai di prima classe. No, mi sorprende. Accettate questa chiave, ne siete degni. Spero che vi sia utile. Chiave ingresso est. Grazie. Chiave ingresso ovest. Hey. Come promesso, ecco una chiave per voi yokai di prima classe. Frammento spettrale, buono. Oh, questa è musica per le mie orecchie. Grazie a voi possiamo finalmente proseguire. Sì.
Che succede? Io quando tornerò visibile? Sarà che zero classe significa zero visibilità? Non è meglio così? Non è affatto giusto! Eh? Sono tornato visibile, hai riuscito a vedermi? Sì? Già, tanto che la prova è conclusa, sei tornato normale. Che sollievo, iniziamo a pensare che fosse permanente. Per fortuna non lo era. Già, bene, adesso possiamo finalmente proseguire. E già. Quindi usciamo da qui e proseguiamo per di qua. Dovremmo incontrarci ora nell'atrio? Perfetto, quindi qui finisce questo episodio. È preciso, dopo c'è la sfida con il boss. Siamo di nuovo insieme finalmente. Ce n'è voluto di tempo. Dovrò farmare un pochino. Che dici? Sono contento che ci siamo riuniti, ma Wyatt manca ancora all'appello. Magari ci starà aspettando fuori. Non ci resta che uscire di qui per accertarcene. Cancello. E voi che ci fate qua? Ah no, c'è un'altra piccola cosa da fare prima. Eh sì. Sospettavo che qualcosa non andasse, siete voi. Yuppie, evviva finalmente, ecco l'entrata in scena del super cattivo. Non è un po' presto per chiamarlo super cattivo, le apparenze ingannano. Oh, subì, Andrea, basta guardarlo in faccia. È pura malvagità. Qualsiasi cosa stiate combinando. Non potete stare tra i piedi, ora vi cancello. Aggipicchia. Dottor Ti Cancello è stato tradotto un bel po' di tempo fa, eh? Solo perché siete ragazzini non significa che debba andarci piano. C'era anche su Yo-Kai Watch Wibble Wobble, quindi insomma è un po' di tempo che è stato liccato, se vogliamo usare questo termine sbagliatissimo. Cioè incanta questo che fa? Gli piace Tempura, quindi è reclutabile? Mi stai dicendo? Non ora, sicuramente, non ora. Infatti ora è solo un boss. Cioè, mini boss, non boss. Wow, tutto con la pistola. Poverino. Mi dispiace. Va bene, quindi qui hanno messo il dottor Ti Cancello. Oh, sono sorpreso se siete così forti. Che miavolo vai dicendo? Ma che hai detto, poverino? Sparisci. E visto che c'è il ragazzino, forse... Vista la cofeta sul collo. Ma cosa? Oh. È sparito. Il ragazzino? Stava parlando di sì. Wyatt. Forse si trova anche lui in questa villa. Non abbiamo controllato il secondo piano. Sì, andiamo a vedere. Ah, avete sentito quel rumore? Proveniva dal secondo piano. Oh mio Dio! OMG, cos'è stato? Qualunque cosa sia, penso che dovremmo nasconderci. Tranquilli, è solo la bambina indemoniata. Che strano, mi è apparso di sentire delle voci. Come fa a camminare così? Cioè, è Dorothy, si vede, è lei, palesemente. Che diavolo? Come ha chiuso quelle porte? Ma perché cammina così? Che caspita! Ormai è chiaro che in questa villa succedono cose strane. Credi che quella ragazza sia vittima di un incanto? No, di Satana! Sì? Quando Wyatt parlava di presenza aliena intendeva questo? Allora, che facciamo? Beh, quel super cattivo ha menzionato un ragazzino. Potrebbe trattarsi di Wyatt, gna. Il che significa che dobbiamo provare a cercarlo qui. Ma già sono tutti quanti tranquilli. Cosa? Dopo tutto quello che abbiamo passato vuoi esplorare il primo piano? Stai No, Tranzollo! Quanti anni è che non leggevo Tranzollo? Dovremmo riuscire ad orientarci. Giusto, basta iniziare col corridoio a destra e non dovremmo avere problemi. Così facendo non dovremmo incappare in quella lì almeno. Anche perché quella di là è palesemente la sua stanza da letto, no? Ok, continuiamo un secondino perché mi sembra che ci fosse anche una libreria da controllare, se non erro. Ah, no, non qui. Però ecco la libreria, comunque sia. Eccola, quindi sì, dobbiamo controllare anche la libreria. Non possiamo entrare, è chiuso.
Oh, e ora che facciamo? Come ho detto, l'avrei fatto tutto quanto in una volta, l'episodio dell'esplorazione e del risolvimento dei puzzle, quindi anche avendo un episodio un pochino più lungo, chi se ne frega? Serve aiuto, ci sono io. E tu chi sei, Gna? Ah, ma ci siamo incontrati poco fa. Sono io, la celebra yokai. Indolpina, sono venuto per la nomina yokai di prima classe. Se ho ben capito, volete aprire questa porta, giusto? Vuoi davvero aprirla per noi? Ti piacerebbe, io Indovolpina sono una celebrità amica, un usciere. E allora come entriamo? Dovrete trovare la chiave nella villa. Lo so perché l'ho nascosta io. E dove l'hai nascosta? Ho lasciato degli indizi nella biblioteca qui accanto. Dovresti andare a dare un'occhiata. Dunque sono nella biblioteca, nell'ala est, non c'è tempo da perdere. Andiamo dunque nella biblioteca. Sarà piuttosto facile, tranquilli. Tranzolli, come dice Luna. Bene, iniziamo da questo. Oh. Ehi, ho trovato l'indizio. Bene, Andrea, che c'è scritto? La chiave è in una stanza unica. In una stanza unica? Considerando che ogni stanza dell'ala ovest è replicata nell'ala est, come le cucine e i bagni dove stavamo prima, c'è anche una stanza unica. E dove sarebbe? L'atrio? Forse, Miau, c'è un indizio su questo foglietto. Ma che bravo, lo sai anche leggere? Spiritoso, miau, ora vediamo. Indizio e chiave siano sullo stesso piano. Sullo stesso piano. Elementare, significa che la chiave si trova sul primo piano. Ecco qui un altro indizio. Great, ho trovato un indizio. Ottimo lavoro, Sapion, che c'è scritto? Dove non c'è luce, che vuol dire? Dove non c'è luce, forse si trova dove c'è la luce spenta. Però la luce è accesa in tutte le stanze. Ci sono tantissime lampade in questa villa. Quindi forse l'indizio non si riferisce a una stanza, ma a una lampada. Oh, giusto. Dobbiamo controllare le lampade per trovare la chiave. Dunque dobbiamo cercare sul primo piano. Che vuol dire andare qui e controllare dove non c'è la luce accesa. Qui è accesa. Qui anche, qui è accesa. Oh, qui non è accesa. Questa lampada spenta è il posto giusto? Ehi, ho trovato la chiave. Chiave, camera, letto, est. Super, ottimo lavoro. Ora possiamo aprire la porta chiusa al primo piano. Bene, andiamo. Che è la porta appunto dove abbiamo visto. Pensavo la nostra amichetta, ma a quanto pare no. Vediamo un po'. Ecco, la chiave entra tranquillamente. Ed entriamo in questa stanza. Oh. Wyatt! State bene, ragazzi, mi spiace per prima. Sei l'unico che non è finito in trappola. Come hai fatto, Wyatt? Io? Ah, ho avuto fortuna. A proposito di fortuna, come sei entrato? La porta era chiusa a chiave. Ah? Oh, mi sono arrampicato sull'albero fuori dalla finestra. Che ragazzino sventato. Ora che siamo tutti insieme possiamo finalmente uscire di qui. No, non se ne parla, dobbiamo raggiungere l'ala ovest. Non mi sembra una buona idea. È troppo pericoloso. Non ricordate perché siamo venuti qui? Dobbiamo occuparci degli alieni. Ehi, giusto, non possiamo andarcene senza averli visti. Ah, ma niente, si tratta di alieni, si tratta di yokai. Non temete, ci sono io con voi. Dai, 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 andiamo, Andrea. Ah, va bene, se insistete. Andiamo. Che? Avete davvero intenzione di andarci? Ah, povero Whisper, se ne vuoi venire puoi sempre tornarti a casa. Bene, let's go, su, Andrea, Luna, pronti? Certo che lo siamo, sono pronto. E Whisper... Ehi, aspettatemi, vengo, vengo, non lasciatemi indietro. Whisper! Mamma mia, quanto è pauroso, Whisper. Non c'è più niente lì. Ma come cerchiamo? Ma come? Devo... C'era un oggetto lì che volevo prendere. Tu ti aspetti che io torni qui? Beh sì, c'è Traspiak, quindi sarebbe anche piuttosto semplice. Ci siamo. La battaglia contro le Terribilia sta per iniziare. Perché si chiama Le Terribilia? Perché su Yokai Watch Wibble Wobble era uscito. Quindi tant'è. Bene, Cuccio, ad ogni modo questo video termina qui. Nel prossimo andremo a combattere contro Le Terribilia. Sarà una bellissima lotta e sarà un episodio unico. Quindi un quarto d'ora, 20 minuti verrà, non di più, perché comunque sia allenerò gli yokai per la sfida. E detto questo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio e vi ricordo come sempre ovviamente in descrizione il link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.